Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme un buonissimo risotto, un po' particolare. Spero che vi piaccia. Questo risotto, infatti, è a base di gorgonzola, pere e noci. Una goduria. Vediamo insieme che cosa ci serve per prepararlo. Gli ingredienti che ci occorrono per il nostro risotto sono 3 pugnetti di riso a testa. Io utilizzo il Carnaroli. Un bicchiere di vino bianco, va benissimo anche semplice tavernello, 2 pere, dei ghirilli di noci in base a come vi piacciono, potete anche scegliere voi la quantità da mettere, 50 g di burro circa, una grattugiata di 100 g circa di parmigiano, 100 g circa di gorgonzola e 1 litro di brodo. Io sto preparando già sul fuoco un brodo di dado, meglio ancora se utilizzate il brodo di carne. E poi dello scalogno per far soffriggere un pochettino il nostro riso. La prima cosa, prepariamo il nostro brodo che lasciamo cuocere e lo manteniamo caldo per la preparazione del nostro risotto. Mettiamo a soffriggere lo scalogno insieme a 30 g di burro circa. Aggiungiamo quindi il nostro riso e lo lasciamo tostare per qualche minuto mescolando con un cucchiaio di legno. Quando il riso si è ben tostato, cioè diventerà trasparente ai bordi e rimarrà bianco al centro, sfumiamo aggiungendo un bel bicchiere di vino bianco e lasciamo che appunto il vino evapori. Mescoliamo ancora un poco nel nostro cucchiaio e lasciamo evaporare per bene il nostro vino bianco. Quando il riso comincia ad attaccare, aggiungiamo pian piano un mestolo di brodo alla volta, fino a ricoprire tutta la superficie del nostro riso. Quando il brodo sarà evaporato, ne aggiungiamo dell'altro fino ad esaurire il litro che abbiamo messo da parte. Intanto tagliate a cubetti le 2 pere. Grattugiate i 100 g di grana e tagliate anche a pezzetti il gorgonzola. Quando il risotto è quasi pronto, aggiungiamo il gorgonzola e i pezzetti di pera e amalgamiamo bene il tutto. Mescoliamo bene il tutto e facciamo in modo che il nostro gorgonzola si sciolga per bene. Dopodiché aggiungiamo il grana, continuiamo a mescolare per fare in modo che non si attacchi il nostro risotto e infine una noce di burro per mantecare il tutto. Il nostro risotto è pronto. Ed ecco il nostro magnifico risotto con gorgonzola, pere e noci. Mettete, una volta che impiattate il risotto, qualche ghiriglio di noce in superficie e buon appetito. Spero che la videoricetta vi sia piaciuta e che proverete a farla. Fatemi sapere. Noi ci vediamo nella prossima videoricetta.